La Regione Toscana ha emanato ieri un'ulteriore ordinanza in materia di prevenzione e gestione dell'emergenza, redatta seguendo le linee dettate dal Ministero della Salute. Oltre a fare il quadro della situazione, prevede che i test siano effettuati solo ai casi sospetti, ovvero coloro che presentano la doppia condizione di provenienza da una delle zone rosse e di contatto stretto con persone portatrici di virus e sintomatologia febbrile o respiratoria in atto. In generale, l'ordinanza ricorda che i cittadini, qualora manifestino sintomi come febbre, tosse o altri sintomi influenzali, devono rivolgersi sempre al proprio medico di famiglia, privilegiando il contatto telefonico dal proprio domicilio. Se provengono da una zona rossa, devono chiamare il numero verde dedicato o i numeri delle aziende sanitarie territoriali che indicheranno loro il percorso più adatto. Il ricorso agli ospedali, sempre tramite percorsi dedicati, viene limitato solo ai casi più gravi. I casi positivi saranno sempre identificati con ordinanza del sindaco del comune di residenza, quale autorità sanitaria. Sulla base delle indicazioni delle aziende sanitarie locali, sarà sempre il sindaco a emanare le eventuali ordinanze riguardanti la persona contagiata e le sue relazioni. L'ordinanza elenca e ricorda inoltre la serie di buone pratiche su igiene e sanità pubbliche che sono tenuti a attuare i sindaci, come l'affissione delle informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero della Salute nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università e negli uffici delle amministrazioni pubbliche. Rimangono sospese fino al 15 marzo le gite scolastiche. Le aziende di trasporto pubblico, da parte loro, devono adottare interventi straordinari di pulizia dei mezzi.